tantissima esperienza, devo dire. Da un po' che in quest'acqua non vediamo una compagine come questa. Tante facce nuove anche per me. Sarò ben felice di farmi sorprendere da questa stagione, da quello che riusciremo a fare. Si riparte da quello che è stato lo scorso anno, una promozione dalla Prima Lega alla Lega Nazionale B. Comunque un coach argentiero, che lo ricordiamo, è un maestro di pallanuoto. Sì, ovviamente. Chiaramente l'anno scorso eravamo in Prima Lega, il campionato era un po' quello che era. Quest'anno ci sarà da lavorare un po' di più e da dimostrare effettivamente di essere all'altezza. Tra un mesetto inizia la Coppa Svizzera. Uno dei possibili obiettivi per la società, cercare di andare quanto più avanti possibile. Sì, quest'anno il primo turno, tocchiamo ferro, sembrerebbe abbastanza facile. Al secondo già ci sarebbero degli ostacoli in più, ma vediamo cosa riusciremo a fare e dove ci porterà questa avventura. Ma sicuramente è un gruppo che noi speriamo possa essere bene amalgamato in futuro, nel senso che abbiamo delle eccellenze della pallanuoto, non soltanto Svizzera, che ci daranno una grossa mano per quanto riguarda il processo di crescita dei ragazzi, che spero saranno sempre più numerosi e sempre più da inserire in prima squadra, perché è chiaro che io sono felicissimo di allenare questi ragazzi, però dobbiamo guardare anche al futuro, quando tra qualche anno magari qualcuno di questi giovani riuscirà ad inserirsi in prima squadra grazie anche al lavoro dei grandi che li formeranno a partire da questa stagione. Ecco. Ricordiamo la pallanuoto Bissone, 2 anni fa era in Serie B, poi ha voluto fare un passo indietro e ripartire dalla Prima Lega basandoci sui giovani. Chiaro, senza giovani non c'è futuro, ma comunque la società del presidente Stoppani ha voluto investire ancora ulteriormente proprio su queste categorie. Sì, è fondamentale l'avere una, come dire, un gruppo di giovani numeroso e tecnicamente valido, e di fondamentale importanza per le società che magari fanno fatica ad investire acquistando giocatori da altre squadre, cosa che qui in Svizzera appunto non accade neanche. Quindi quello che la nostra attenzione è fondamentalmente sul settore giovanile, che dobbiamo cercare di rimpinguare sia dal punto di vista numerico che anche dal punto di vista proprio della qualità dei ragazzi. Sempre difficile, diciamo, abbandonare la vasca, quindi ho deciso comunque di continuare un pochettino, seppur anche con più tranquillità, diciamo, e meno impegno, e quindi siamo sempre qua a bordo vasca. Una pallanuoto Bissone che quest'anno parteciperà al campionato di Serie B, e poi soprattutto un grande obiettivo che è quello della Coppa Svizzera, cercare di andare sempre più avanti. Ma adesso vediamo, stasera è il primo allenamento, sicuramente abbiamo un bel gruppo, cercheremo di fare il meglio possibile. Il percorso della Coppa vedremo, iniziamo a fare una partita alla volta, e il campionato comunque è lungo, quindi non ci posiamo obiettivi ma uno alla volta. Beh, possiamo dire che giocare con loro è un sogno, come possiamo dire, perché sono veramente forti, hanno fatto la storia della pallanuoto e niente, è stato molto bello. Lo ricordiamo, lo scorso anno comunque hai disputato il campionato di Prima Lega, ben vinto dalla pallanuoto Bissone, sei stato tra i protagonisti, quest'anno però si alza l'asticella. Sì, adesso siamo in Serie B e dobbiamo impegnarci molto di più.